Benvenuti a tutti, siamo qui con questo splendido esemplare. Ragazzi, un cannone, ma un cannone impressionante. Exige Cup 430 Final Edition. Fine, basta, non ne fanno più. Purtroppo è vero, purtroppo non ne fanno più. La produzione di Exige verrà interrotta a brevissimo, come anche la produzione di Elise. Infatti, come avete ben visto, il mercato è impazzito, ma come era già facile prevedere che sarebbe impazzito il mercato, perché Lotus ha prodotto fino ad oggi 1.400 unità all'anno tra Elise, Exige e Evora, e quindi l'ago nel pagliaio costa tantissimo. In più sono delle vetture con un contenuto tecnologico allucinante, costruite con dei materiali che sono dei materiali nobili, perché alluminio, carbonio, colla epossidica, e quindi comunque hanno un valore che è impressionante. Ed è chiaro che queste vetture qua saranno ricercatissime. Il mercato è già impazzito, ma come era prevedibile. Io avevo già fatto un video un paio di anni fa in cui spiegavo appunto che Lotus ha prodotto fino ad oggi 1.400 unità all'anno di vetture, e quindi considerate che già ce ne sono pochissime, perché 1.400 vetture tra Elise, Exige ed Evora. Se in più smettono di produrre, quelle che c'erano e che sono state prodotte negli anni sono già pochissime, figuriamoci, non le produrranno più. Final Edition Exige Cup 430, questa è una vettura che monta motore col compressore volumetrico, il 3.5 V6, che equipaggia anche l'Evora 400, la 410 e la 430, chiaramente montato sull'Exige con un peso davvero davvero basso, perché è una macchina che pesa poco più di 1.000 kg, 1.040, 1.050 kg, e il peso è stato ottenuto chiaramente da dei materiali super nobili, perché comunque sono vetture che appartengono ad un marchio super prestigioso, che vengono costruite con dei materiali veramente nobili, come carbonio, alluminio, colla epossidica. E quindi hanno veramente un valore esagerato come vetture. Come linea è veramente spettacolare questo colore, il Motorsport Black, di cui voi dal video non potrete apprezzare la differenza, ma vi invito a venirlo a vedere, perché è veramente una cosa esagerata, perché il Motorsport Black si chiama Motorsport perché proprio riprende un po' il black and gold della John Player Special, perché il metallizzato, che solitamente in un colore nero metallizzato tende al silver, all'argento, in questo caso è oro. Io infatti con questi fari a LED che la illuminano, vedo tutti questi riflessi oro ed è veramente, veramente stupendo. Poi con il contrasto del carbonio, il contrasto dei profili rossi, è veramente una cosa esagerata. Ma parliamo un po' dell'autotelaio e di come è fatta la vettura. Allora, ammortizzatori regolabili, una doppia regolazione sia in compressione ed estensione, è regolabile anche in altezza. Chiaramente la regolazione in altezza non si può fare dall'abitacolo, anche perché un assetto che possa essere regolato dall'abitacolo in altezza, diciamo che non è proprio il massimo per una vettura da corsa o una vettura che voglio ottenere determinate prestazioni. La macchina è equipaggiata con dei cerchi forgiati in alluminio, dei super pneumatici che sono i Michelin Sport Cup 2, in questo caso 215, 45, 17 all'anteriore e una 285 al posteriore. Quindi pneumatici generosissimi, in circa 10 pollici al posteriore e 7,5 all'anteriore. Un impianto frenante veramente incredibile, con il disco posteriore con la campanina Energal in due pezzi. Chiaramente viene fatto con la campanina Energal per abbassare il peso e abbassare anche la vibrazione propria del disco. E una pinza a quattro pompanti, sia al posteriore che all'anteriore. Anche all'anteriore, adesso Fabio ve la farà vedere, c'è un disco sempre scomponibile in due pezzi con la sua campanina Energal e il disco in acciaio e la pinza a quattro pompanti.
Il peso è stato ottenuto grazie a tutta la componentistica in carbonio che è montata sulla vettura, partendo dalla parte anteriore, lo splitter in carbonio, il cofanino in carbonio, il tetto è in carbonio, le prese d'aria che sono lì sotto sono in carbonio e sono leggermente più larghe di quelle di una Exige 350 normale, perché chiaramente devono convogliare un po' più aria al motore e all'aspirazione, perché la presa d'aria di sinistra serve per convogliare aria all'aspirazione. Cofano posteriore in carbonio, che è veramente, veramente incredibile. Quando uno lo alza, deve stare attento perché sennò lo ribalta sul tetto. E ala anche lei in carbonio, ala super generosissima per una vettura stradale che poi conferisce alla vettura tantissimo carico aerodinamico e il profilo posteriore del fondo dietro anch'esso in carbonio. Scarico in titanio, infatti vedete quell'azzurrino lì è proprio perché tutto lo scarico è in titanio e pesa veramente pochissimo e grazie a tutto questo lavoro e questi materiali si è riusciti ad avere un peso veramente, veramente limitatissimo. Il motore, come vi dicevo prima, lo apro, è il 3.5 con il compressore volumetrico. Questo è il compressore volumetrico che ha in questa parte alta la parte che comprime l'aria e da questa parte invece c'è inserito un radiatore che attraverso questi due tubi viene raffreddato da il radiatore che dopo vedremo nella presa d'aria anteriore. L'aria viene pompata dal compressore, passa attraverso il radiatore e si va a incanalare con una sovralimentazione di intorno ai 0,4 bar si va a incanalare nei sei condotti di aspirazione, sei condotti proprio perché stiamo parlando di un 3.500 V6. Il motore ha una coppia esagerata perché considerate che già a 2.200 giri ha l'85% della coppia e a 2.700-2.800 giri ha praticamente quasi il 100% e tira fino a 7.100 giri, quindi anche per un utilizzo stradale è veramente stupendo. Parlando dell'abitacolo invece, a dispetto di quello che uno possa pensare che sia una macchina scomoda, invece è invece molto comodo perché primo perché il telaio in alluminio estruso conferisce alla vettura una rigidità impressionante, ma non alla vettura, al telaio stesso, che quindi si deforma poco. Questo permette di avere una taratura degli ammortizzatori leggermente, una taratura degli ammortizzatori non morbida, però un po' morbida, in modo da poter essere comoda anche per andare in giro per strada, pur mantenendo però un comportamento sempre piatto, perché il telaio rigido fa sì che la vettura, pur avendo un assetto relativamente morbido, sia sempre bella piatta. Anche l'abitacolo è super comodo, la posizione di guida è super rilassata e l'unica cosa chiaramente per i più alti è un po' scomodo salire e scendere, ma una volta che si è calati nell'abitacolo dell'Exige è veramente, veramente è davvero comodo, ci si può godere anche dei tragitti lunghissimi che sono e uno scende dalla macchina che si è divertito talmente tanto che vorrebbe ripartire quasi immediatamente. L'abitacolo, appunto, vediamo i sedili che sono sedili in carbonio, questi qui erano oltretutto omologati FIA, erano i sedili che io usavo sulla vettura da rally, sull'Exige da rally avevamo proprio questi sedili qua perché era l'unico sedile omologato FIA in carbonio che ci stava dentro l'abitacolo. Rivestito in pelle Alcantara, chiaramente l'Alcantara nelle parti dove fare più grip e quindi contenere, e con le cuciture rosse in contrasto. Facciamo vedere anche le prese d'aria, il particolare. Delle rifiniture intorno alla presa d'aria, tutte in Alcantara con questa cucitura rossa che riprende i profilini della carrozzeria e le pinze dei freni, che è veramente stupenda. Questo è l'ultimo esemplare rimasto di questo tipo di vettura ed è veramente stupenda. Vedete, 430 Cup Final Edition.
c'è scritto anche qui. Per parlare un po' dell'aerodinamica e del funzionamento della vettura, abbiamo le due prese anteriori che incanalano l'aria direttamente in queste branchie che la differenziano da tutte le altre, perché la 430 è l'unica ad avere le branchie sui parafanghi che servono per togliere un po' di pressione. E quindi anche loro, anche con le branchie lì, chiaramente lavorano per far sì che la macchina aumenti il carico aerodinamico. Ecco, una vettura così ha un carico aerodinamico a 200 km all'ora, più o meno di 180, 200 kg, che è tantissimo. E considerate che avere del carico aerodinamico per andare in giro per strada vuol dire che voi all'aumentare della velocità con una macchina normale avete la macchina che si alleggerisce. Perché una macchina che non fa carico si alleggerisce ad alte velocità. Questa invece, come le Lease, come tutte le Lotus, sono vetture che all'aumentare della velocità si schiacciano di più a terra. Se voi considerate anche altre vetture di marchi super brandati di cui c'è da togliersi il cappello, però pur essendo magari macchine sportive, sono macchine che non fanno carico aerodinamico. E questo, diciamo che alle alte velocità, magari i più sensibili, i guidatori più sensibili possono avvertire magari degli alleggerimenti che possono magari dare un po' fastidio o togliere un po' di confidenza. Mentre con una Lotus, che sia un Exige, adesso in questo caso fa molto più carico aerodinamico, ad esempio di un Elise, ma già un Elise di serie a 200 km all'ora lei produce 80 kg di carico aerodinamico. Stessa cosa è per la Lotus Emira, per la Lotus Emira nuova, che anche lei è stata fatta proprio con questa concezione. Splitter, fondo piatto, estrattore posteriore e in più in questo caso della CAP 430 all'ala. Prestazioni sono impressionanti perché è una vettura con cui si è riuscito anche a scendere sotto i 3 da 0 a 100, comunque una macchina che diciamo si attesta sui 3,2, 3,3 con un guidatore normale da 0 a 100, una velocità massima che è oltre 300 km orari e quindi delle prestazioni che sono veramente da super supercar unite poi ad un peso veramente, veramente basso. E il peso veramente basso fa sì che comunque la vettura sia anche molto sicura, sia molto più sicura di una vettura normale. Perché lateralmente, mentre su una vettura normale avete magari, innanzitutto non avete un telaio portante su cui viene montata la carrozzeria, telaio portante che ha dei longheroni in cui voi siete inseriti, al centro, che vi proteggono lateralmente. Roll bar posteriore, anteriore, barra antintrusione, che è una barra alta così. E in più, chiaramente, sapete benissimo che, dato il peso inferiore, una vettura che ha un peso inferiore, ha una conservazione e una quantità di moto inferiore, quindi anche in caso di sbandamento o perdita di aderenza, è molto più facile riprenderla. E questo chiaramente è un dato molto positivo. Cruscotto ha un bellissimo cruscotto digitale che, se vieni dentro, Fabio, lo facciamo vedere, che così poi chiudiamo. Per quanto riguarda l'Exige CAP 430, quindi vediamo tra l'altro facciamo notare anche il particolare del colore in contrasto, le cuciture rosse e il cambio con il leveraggio a vista, cambio che è di una precisione veramente impressionante. Ancora cambio manuale, però ragazzi, con un cambio manuale di questo genere qui ci si diverte veramente tanto, anche perché tutti i cambi al volante che ci sono sulle macchine moderne, diciamo che ce ne sono forse un paio che sono veramente belli, gli altri lasciamoli perdere. Allora, andiamo a fare una bella inquadratura del cruscotto in fase di accensione. Perfetto, questo è il cruscotto veramente bello, con un sacco di funzioni. Avete bene o male tutto quello che potete avere anche a livello di rilevamento tempi e tutte queste cose qui. Guardiamo ancora il particolare delle prese d'aria rivestite in Alcantara. È veramente, veramente spettacolare il pannello della porta.
Benissimo. Direi che per quanto riguarda l'Exige Cup 430 abbiamo detto bene o male tutto. Ripeto, questo è l'ultimo esemplare rimasto, quindi se foste interessati chiamate alla svelta perché secondo me non durerà molto. Se vi è piaciuto il video mettete like, seguite la nostra pagina e a presto per un altro video super esaltante. Ciao!